E guardo fuori da un oblò, mi annoio un po'. Buon pomeriggio, amici dello Zoccolo Duro, buon pomeriggio. Sapete che mi piace fare le inquadrature strane, nelle location strane, ma sembra che esce da un oblò, capito? Sembra che sono dentro una bottiglia quasi. In realtà sono nella classe A di mia moglie. Però mi piace farvi queste cose particolari. Ieri ero col birba. So che vi piace anche a voi. Per dare un po' di varietà, un po' di colore a questo canale, un po' di colore. E a proposito di colori e varietà, vi avevo detto: faccio l'ultimo video per quanto riguarda se calcio, le magliette, gli sconti, eccetera, eccetera, eccetera. E invece no! E invece no, invece no. Perché? 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 Perché c'è il Black Friday. Quindi ci sono super sconti ancora più alti. Sconti, 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 sconti. Vi metto il video così vedete subito. E il link in descrizione se calcio per comprarvi le tute, le magliette, tutto quello che volete a prezzi super, iper, iper vantaggiosi. Vai. Ultimo giorno ragazzi, ultimo giorno per poter prendere le magliette col mio codice sconto duro, dello zoccolo duro, zoccolo duro. Prezzi stra super convenienti, c'è tutto, Milan internazionale, spedizione in tutto il mondo. Ovviamente c'è l'altra promozione, la seconda promozione che è sopra i 49 euro una maglia gratis, sopra gli 89 euro oltre la maglia anche la spedizione gratuita e sotto tra i 139 euro, due maglie gratis in regalo. Dovrete scriverlo quando c'è il pagamento. Sotto c'è uno spazio per i commenti. Scrivete lì le maglie gratis che volete e ve le mandano, ve le mandano, ve le mandano. Mi raccomandi, sei calcio, ci siamo. Via, 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 via. Eccoci, avete visto? Chiaro, limpido, recoaro. Quindi andiamo avanti. Di che cosa voglio parlarvi oggi? Intanto vorrei parlare, ho sbagliato strada? No, sono sulla strada giusta, che qua strade di periferia, se non stai a corto ti perdi, se non ti stai a corto. Allora, voglio parlarvi della formazione del Milan, delle scelte che farà Pioli, che sono praticamente quasi certe, e un mio parere pre-partita, perché sai, è facile poi parlare post-partita. Bisogna le cose dirle prima, perché sennò dopo sono tutti bravi, no? A dire le cose dopo. È come se tu giochi i numeri al bingo. Io avevo detto che usciva quello là, perché non hai giocato? Per dirti, così, non gioco al bingo dalla vita. Comunque, allora, scelte di Pioli. Mettiamo la formazione base, quindi Donnarumma, Kjaer, Hernandez, quelli base, Benassea, quelli base giocano. Parliamo solo dei nuovi, di quelli nuovi che giocano. In primis in profundis gioca Gabbia e non gioca Romagnoli. Penso di essere stato il primo a dirvelo. Tra l'altro, ve lo dico e ve lo ripeto, ragazzi, per gli abbonati c'è la chat VIP. Nella chat VIP noi diamo un sacco di informazioni in anticipo. C'è il nostro informatore Michele che ci dà un sacco di notizie, altre le ho io da altre fonti. Però nella chat VIP per gli abbonati ci sono un sacco. Attenzione, qua sono in salita. E quando sei in salita e così cade tutto, non ce la facciamo! Non ce la facciamo, non ce la facciamo! Non ce la facciamo, ragazzi, finita, è finita, è finita! Vediamo se ce la facciamo, poi magari lo taglio, dai, vediamo. O magari non lo taglio, chissà. Detto questo, stavo dicendo, abbiamo un sacco di cose nella chat VIP, un sacco di informazioni aggiuntive e quindi vi invito a iscrivervi, a abbonarvi. Quindi stavo dicendo, nella chat VIP abbiamo un sacco di notizie aggiuntive, eccetera, eccetera, eccetera. Vi invito ad abbonarvi per entrare nella chat VIP. Chi gioca? Chi gioca, gioca. Gioca, gioca, gioco, gioco. Gioca, intanto gioca Dalot al posto di Calabria. L'avrei fatto? Oggettivamente vi dico di no. Vi dico di no perché, primo, perché a quanto pare Dalot non ce lo faranno riscattare. Sembra, gira voce che lo United lo rivuole. Quindi è un giocatore
che è in prestito ma che probabilmente non riscatteremo, e se non lo riscattiamo è un giocatore da mettere quando ci serve, punto. Essendo l'attacco dell'Il molto pericoloso, come abbiamo potuto notare, sinceramente l'unico che forse non avrei cambiato, è, tra tutti gli altri che invece sono d'accordo, è proprio Dalot, perché Calabria in questo momento, in un momento di musica e magia, e difensivamente è importante. All'andata si è sentita comunque la mancanza di Calabria, comunque le loro folate eccetera, quindi io Calabria non l'avrei tolto, l'avrei lasciato. Però va bene, gioca Dalot, stasera lo vediamo, ciappa sul biscotto. Poi Sandrino Tonali, vecchio cuore rossonero, invece giustissimo farlo giocare, giusto far riposare che sì, che questo si è fatto i viaggi in Madagascar, in Africa, di qua è andato e tornato, ha fatto e rifatto, e dovrà riposarsi pure sto Cristiano, tanto ha perso un dente, ha perso sangue, è svenuto, quindi giusto far giocare Tonali. E stasera mi aspetto una grande partita da Tonali, cioè giusto farlo giocare, ma mi aspetto da lui anche una grande partita, perché adesso deve iniziare a ingranare, entrare dentro, perché questo è stato pagato 30 milioni, eh? Io adesso non l'ho mai esaltato, però neanche deve essere uno che non serve a niente, deve iniziare a entrare, perché poi dall'anno prossimo deve essere allo stesso livello di che sia Benasser, se no che l'abbiamo preso a fare capigliatura, come l'ho sempre chiamato io. Quindi mi raccomando Sandrino, mannaia, mi raccomando Sandrino, di non deludermi. Poi la parte interessante arriva sulla tre quarti. Allora, davanti gioca Rebic, e lo sappiamo, Ibra non c'è, gioca Rebic. Sulla tre quarti, a destra gioca Castillejo, il sirenetto. Tanti non sono d'accordo su questa scelta, io invece sono d'accordo. Giusto far giocare il sirenetto Casti. Primo perché è un giocatore che devi recuperare, deve ritornare a giocare ai suoi livelli, è stato poco bene, l'infortunio, va bene, adesso però deve ricominciare a giocare. Tutto l'anno ci servirà Castillejo, a meno che non arriva questo Toven a gennaio. In ogni caso, fino a gennaio deve giocare Castillejo, quindi giusto. Mannaggia, oh ragazzi, mo mi sa che lo cancello sto video, Se cade dal dado lo cancello, mannaggia. E qua divento pericoloso pure, meno male che sono da solo in strada. T'ammazzo, se cade io t'ammazzo! Pazzisco, sfogo! T'ammazzo! Stavo dicendo, Castillejo, ve lo lascio perché so che vi divertono voi ste robe, a me mica tanto, non è che sono da solo in strada, però pericoloso, se ci fosse traffico, vabbè, se fosse traffico l'avrei lasciato lì il telefono. Detto questo, guarda come stanno copiando. Castillejo deve giocare. Mi fermo e vediamo. Vediamo se sono più testardo io o più testardo te. Mannaggia! Chi è testardo? Io sono più testardo di te. Che ti credi che sono un fesso? No, non sono per niente fesso. Porca puttana. Oh, t'ammazzo. Questo ve lo lascio tutto, sì, ve lo lascio tutto perché ve lo dovete vedere, tutto questo sfogo qua. Voi mi direte, perché non ti prendi il coso per il telefono? Ce l'ho, però se lo metto qua non si vede niente, perché sta macchina è fatta a cubetto è fatta sta macchina, quindi se lo metto poi non si vede niente. Ci riproviamo, tanto siamo in una strada di periferia, qua a Chiaravalle. Stavo dicendo, adesso tutte le macchine, prima era vuoto ma tutte le macchine arrivano. Stavo dicendo, il sirenetto deve giocare, primo perché lo dobbiamo recuperare, secondo perché in quel ruolo lì, avendo a sinistra uno che spinge parecchio, Pioli vuole un equilibratore, di solito gioca Sam McCare, Castillejo è un altro equilibratore, quindi non mette un Diaz, non mette un Auge a destra, non mette nemmeno Leao, lo mette solo gli ultimi minuti se dobbiamo segnare, perché Pioli vuole un equilibratore e ci sta per l'equilibrio della squadra. Quindi per quelli che dicono no, io avrei fatto giocare Diaz, no, io avrei fatto giocare Auge, vi dico che per l'equilibrio della squadra non è una scelta che Pioli farà, e io sono d'accordo. Sono d'accordo perché ci vuole comunque un equilibrio quando si gioca. Quindi a destra giocherà Castillejo. Poi ovvio, secondo tempo
base a come vanno le cose, se ti serve uno che spinge di più, cambi. Però non è che se tu cambi e poi fai bene è perché doveva iniziare dall'inizio, no, perché la partita è cambiata. Nel caso in cui hai bisogno di spingere, metti uno che spinge e spingi. Solo che non è che puoi partire così, perché a volte se tu ti hai visto se partiva dall'inizio, e se partiva dall'inizio magari non eravamo così in opportunità di spingere, quindi non è la stessa roba. Comunque, gioca Sirenetto. Trequartista Çalhanoğlu, giustissimo, perché non c'è Ibra, quindi Çalhanoğlu deve farmi la differenza oggi, mi deve fare la differenza, mi deve fare una grande partita, se no può prendere lui e il suo amico Demiral e se ne possono andare a Çapayrat, come dicono qua a Milano. Quindi Çalhanoğlu mi aspetto una grandissima partita, che deve essere la base. Tu stai chiedendo 7 milioni? Devi fare tutte le partite bene, molto bene, no bene, molto bene, a partire da stasera, e comunque non avrai 7 milioni. Detto questo, a sinistra invece sembra che giocherà il vichingo, il re del nord. Ragazzi miei, gioca il vichingo, giustissima scelta. Mi dispiace ovviamente che il piccolo diavolo salti l'ennesima partita, perché non ha giocato nemmeno in campionato, però sono sicuro che sia stasera a partita in corso, sia domenica con la Fiorentina, Diaz avrà spazio. Quindi anche lasciarlo un attimino fuori e farlo proprio bruciare un po', in modo tale che quando entra voglio vedere le fiamme, è una cosa che ci sta. Ma soprattutto è giusto dare continuità a questo ragazzo, al vichingo, perché se tu smetti un ragazzo, lo metti una volta 10 dalla fine e fa bene, e poi il virus e quello e quell'altro, e lo rimette a riposo, poi lo metti un'altra volta 10 minuti e fa di nuovo bene, doppio passo su Manolas eccetera, questo, ragazzi, chi fa bene per meritocrazia deve giocare. Perché se uno è in rush, in un momento positivo, che sta facendo bene, in fiducia, sta facendo le cose giuste, deve giocare. Quindi giustissimo farlo giocare il vichingo stasera. Poi non vedo l'ora di vederlo dal primo minuto, non vedo l'ora di vedere cosa può fare con una difesa schierata. Quindi voglio proprio vedere stasera Auge. Sicuramente lo vedrò perlomeno 45-60 minuti, ma spero di vederlo per 90, vuol dire che ha fatto benissimo. Quindi speriamo di vederlo molto bene. E poi giocherà Rebic davanti, magari, vediamo come si mette il risultato. In base al risultato vediamo se magari fa giocare anche Bomber Colombo, che sapete che io sono fan di Bomber Colombo, e speriamo che magari vedo anche lui nel finale. Mi piacerebbe. Quindi ragazzuoli, questa è la formazione per oggi, queste sono le scelte di Pioli, giustificate o meno. A parte Dalot, su tutto il resto sono d'accordo 100%, ma sono d'accordo anche su Dalot, semplicemente io magari sarei rimasto un po' più coperto con Calabria, avendo davanti comunque gente che attacca forte. Però sono d'accordo con tutto quello che fa Pioli, ma come si fa a non essere d'accordo con Pioli? Non perde da 18.000 mesi, perso una partita nell'ultimo anno, quindi difficile non essere d'accordo con Pioli. Detto questo, ci vediamo a fine partita live sul mio canale, mi raccomando, facciamo un'ora da soli noi rossoneri, poi dopo la prima ora entra il Viola Canadese, vediamo se magari porto anche qualcun altro, forse chi fa le donazioni ho intenzione di portarlo sul canale, anche per premiare chi mi dona sempre, Gilbe soprattutto, che saluto. Quindi stasera, se c'è qualcuno che vuole venire in live dopo la prima ora, facciamo una cosa un po' più divertente, voglio fare entrare anche chi dona, in modo tale da dare un po' di spazio anche a voi, e vorrei rispondere a più persone possibili per dare spazio a più persone possibili questa sera. Quindi ci vediamo post partita, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, ciao belli, ciao, a stasera, e forza Mila sempre e comunque.